Dicembre da incorniciare per la Vastese, che in anella 4 vittorie consecutive per Natale si regala una posizione di classifica di tutto rispetto. Contro un Porto d'Ascoli decimato e che non ha approcciato bene la gara, i biancorossi hanno alternato sprazzi di bel gioco a momenti di grande praticità. Davide Ciampelli deve fare a meno, oltre che dell'acciaccato Battista, anche degli squalificati D'Alessandro e Verdesi. Nel 4-3-3 i riferimenti offensivi sono Napolano al centro con Sapone e Noicaro. Stesso modulo anche per D'Addario. Al centro della difesa gioca Allegra al posto di Altobelli, in avanti Lenoci e Scafetta, Darman forte ad Alonzi. Dirige Giuseppe Sassano di Padova. Subito forte l'avvio di gara degli ospiti, che si fanno preferire sul piano del palleggio e da una manovra costruita sul settore di sinistra passano a condurre. Diallo pesca al centro dell'area di rigore Alonzi, bravo a proteggere e chiamare la conclusione da fuori Agnello, che complice una deviazione beffa testa alla sua sinistra. Seconda rete in stagione per il centrocampista dopo quella segnata al Fiuggi. Il Porto d'Ascoli assente ingiustificato, fin qui non riesce a proporre azioni degne di nota, così la Vastese ne approfitta e si porta sul doppio vantaggio al quarto d'ora, complice anche una clamorosa amnesia difensiva arancione. D'azione d'angolo Scafetta, lasciato troppo libero di colpire, irrompe sul primo palo e di testa raddoppia. I padroni di casa danno segni di vita a metà frazione. Napolano pennella bene un pallone diretto sul secondo palo, dove Noicaro di testa prova ad indirizzare verso la porta, ma Di Renzo, con il ripiegamento di Diallo, chiudono in corner. Prendono coraggio i padroni di casa, vicini a riaprire l'incontro alla mezz'ora. Azione insistita degli arancioni, con la sfera rimessa in aria da un colpo di testa di Sensi. Il pallone giunge a Sapone, che sotto porta in scivolata non trova lo specchio. Provvidenziale nella circostanza l'uscita a valanga di Di Renzo, che affretta la conclusione dell'attaccante. L'ultimo quarto d'ora perde l'intensità con la Vastese, forte del doppio vantaggio, attenta a non concedere spazi agli avversari. All'inizio ripresa non ci sono più Sapone ed Evangelisti, al loro posto Ciampelli manda in campo Petricci e Pietro Paolo. Dal tunnel esce un altro Porto d'Ascoli, che chiude gli avversari nella propria metà campo e trovano il pareggio al decimo minuto grazie ad un autentico eurogol di Pasqualini, che, salito dalle retrovie, trova l'incrocio dei pali con una bordata dai 30 metri. Primo sigillo stagionale per il difensore. Gli ospiti si fanno rivedere in avanti al 20°. Break centrale di Nicolas Di Filippo, che dopo aver anticipato il suo diretto avversario non ci pensa due volte. Tiro forte ma centrale, parato in due tempi da testa. Al 25° battibecco tra le due panchine, gli animi non si placano, così interviene il direttore di gara, che allontana due componenti dello staff di mister Ciampelli. Cambia anche D'Addario, che inserisce Panaioli e Altobelli, ma è ancora Porto d'Ascoli a rendersi pericoloso alla mezz'ora con Noicaro, bravo ad anticipare la difesa sul primo palo, ma il suo tocco d'esterno si perde fuori di poco. La Vastese ha il match ball al 40°, quando Alessandro, dopo aver scambiato con Sansone, va giù in area con Sassano a decretare il calcio di rigore dagli 11 metri. Lo stesso Alessandro non calcia benissimo e si fa ipnotizzare da Finori, da poco in campo al posto di testa. Il finale è un assalto del Porto d'Ascoli, che però non produce gli effetti sperati. Dopo 5 minuti di recupero al triplice fischio esplode la gioia della Vastese, che con questa vittoria sale a 23 punti in classifica, a pari punti coi cugini del Pineto. Ora la pausa natalizia, mentre alla ripresa il 9 gennaio sfida contro il Nereto. È innegabile, siamo soddisfatti, l'ho detto prima, contro una squadra importante che in casa si è fatta. Bene, un percorso anche se relativo e limitato, e di fare un po' queste feste e staccare un po', perché stiamo dando dal 2 agosto quasi sempre a grande ritmo. Colgo l'occasione, insomma, anche per ringraziare i miei dirigenti, il presidente, il vicepresidente Scafetta, che ci sono sempre vicini, e i nostri tifosi, ai quali va anche, come ai tifosi del Porto d'Ascoli, va il nostro augurio per un buon anno e per un buon Natale. Quando si perde si può fare sempre meglio. La Vastese è forte, credo che l'anomalia è che la Vastese abbia solo 23 punti.
e quindi per il valore della rosa, per il valore della squadra, e quindi su questo credo che non ci siano dubbi. E per quanto riguarda la partita, noi abbiamo fatto un buon primo tempo, ma siamo stati bravissimi a rimanere in partita con i nervi, con l'orgoglio, con l'umiltà di accettare che oggi è una giornata difficile, dura, e abbiamo sofferto. Siamo stati bravi a rientrare in partita, a starci fino alla fine. Peccato poi la sconfitta. Ci tenevamo tantissimo a chiuderlo con un risultato positivo, perché è un anno che rappresenta qualcosa di storico per questa società, e quindi oggi veramente la volontà, la voglia era tutta in quella direzione. Non ci siamo riusciti, però sì, è vero, non cambia nulla. È stato un anno di grandi soddisfazioni calcistiche, e adesso questa sconfitta ci farà allenare molto bene in queste due settimane, ci farà allenare benissimo, ne sono convinto, e se ripartiremo con la stessa voglia di ottenere il nostro obiettivo che abbiamo avuto in queste 16 giornate, il Portolascoli potrà dire la sua fino alla fine.